Giovanni Gagliardi, lui è un fisioterapista. Ciao Giovanni, benvenuto. Grazie. Qual è la risposta? Che cosa è meglio fare? Camminare, camminare veloce o correre? Allora, la cosa migliore sarebbe proprio correre. Correre, dagli ultimi studi si è visto come la corsa fluidifica i dischi intervertebrali e migliora lo stile di vita. Migliora lo stile di vita del 63%. Addirittura, tutti questi studi sono stati. Invece per la schiena fa bene correre? Assolutamente sì. Proprio come dicevo prima, fluidifica i dischi intervertebrali e migliora lo status della schiena. Penso, c'è chi dice che invece è meglio camminare veloce. Tu sei, sei di quel pensiero? Assolutamente. Se parliamo di una persona anziana, ok, meglio che cammina. Se parliamo di persone più giovani fino ai 50 anni, 50-55, e parliamo della corsa. La corsa però è una corsa che però deve essere guidata. Una corsa che deve essere guidata a livello di inizio con un programma dato da me, dato da uno specialista, e poi continuare con un allenatore, qualcuno che se ne intenda. Soprattutto perché se poi non si allenano, comunque sia, se prendono e corrono, poi tornano da te perché si sono fatti male. Appunto, questa è la cosa, appunto. Stavo dicendo una cosa, anzi, tipo appunto, tornate, non vi allenate, andate al fisioterapista. No, per invece, ecco, a volte si fanno questi errori. Ad esempio, si decide così di andare a correre ogni tanto, però non si fa riscaldamento, non ci si allena. È molto importante il riscaldamento anche prima della corsa? Assolutamente sì. Si parla di stretching balistico, cioè stretching movimento che può essere fatto di solo 5 minuti alla fine. Poi l'unica cosa sbagliata che si fa ai giorni d'oggi è lo stretching dopo la corsa. Non va sbagliatissimo. Perché? Perché il muscolo è caldo. Il muscolo caldo ti porta ad un allungamento maggiore, che però quando diventa freddo sparisce il miglioramento. Quindi si parla di uno stretching dopo 2 ore, quando il muscolo ormai è freddo, ecco lo stretching. Pensa, anche quando ballavo, cioè qualcuno magari anche dopo il workshop fa questo tipo di allenamento, cioè di stretching, invece è sbagliato. È sbagliatissimo. Quello che è la mia formazione parte proprio da tutti gli studi che vengono fatti sulla corsa. Di solito quando fai corsi sul runner ti dicono: io la penso così, ho fatto degli studi su questo. Invece quello che è la clinica del running, noi studiamo tutti gli studi che ogni giorno ci sono sulla corsa. Ci sono delle persone che vengono pagate, 2 persone che fanno solo questo. Quindi dalla somma degli studi che poi vengono analizzati si arriva a un risultato, tipo quello dello stretching che viene fatto dopo 2 ore dall'attività. E però se ti scordi? Questo dopo 2 ore chissà quante altre cose stai facendo. Soprattutto quei giorni d'oggi che siamo sempre di corsa. In macchina, ti ricordi in macchina e come fai in macchina a fare stretching? Se c'è quella automatica, metti il piede sopra lo sterzo. Pensi, sto facendo stretching, che cosa ti suoni? Che ho fatto allenamento 2 ore fa, dovreste farlo anche voi. Invece, tu hai anche uno studio fisioterapico che si chiama Physio Global. Sì, assolutamente. Ci sei solamente tu come professionista, quindi solamente tu come fisioterapista? Ci sono altri professionisti che ti aiutano? Collabora con un altro fisioterapista e qualche volta abbiamo qualche consulenza medica, ortopedico. Che quello anche serve, è importante. E il fisioterapista e l'ortopedico a volte viaggiano di pari passo? Sono due figure professionali differenti o comunque sia che non collaborano in qualche modo? Sì, invece noi la nostra metodica è proprio questa, della collaborazione, perché se non c'è collaborazione poi il risultato è scarso. È vero, perché magari la persona ha bisogno di entrambe le cose, perché poi ci si rende conto anche magari dopo una visita o dopo diverse visite che il paziente ha bisogno di qualcosa di più approfondito, quindi un professionista poi rimanda anche all'altro. Questo è sempre sicuro, è sempre sicuro. Soltanto l'unica cosa è che l'ortopedico ha un ambito, che è quello della diagnosi, che delle volte è scarso poi della parte pratica del fisioterapista, quindi se c'è l'interscambio tra il fisioterapista e l'ortopedico si hanno risultati maggiori. Quindi qualche consiglio che vuoi dare a chi ci sta ascoltando e magari a volte fa degli errori, a parte il fatto di incorrere, a fatto di fare stretching, qualche errore che si fa anche normalmente camminando o ad esempio nell'acquisto della scarpa, fondamentale?
fondamentale. Allora, l'acquisto della scarpa è una parte fondamentale che però deve essere fatta attraverso uno studio della corsa della persona stessa. Ognuno di noi ha una corsa differente, quindi ecco quello che noi facciamo nella nostra clinica: lo studio della corsa della persona e poi adattamento alla scarpa, che può essere graduale e può essere repentino, dipende poi dalla persona stessa e da quali sono i problemi che ha. Anche perché clinica del running è il metodo che utilizzi tu? Sì. Perché clinica? Perché dove è stata fondata in Canada è proprio una clinica. Hanno diverse cliniche che si chiamano la clinica del running. Quindi questo fondatore ha fondato diverse cliniche. Quindi se volete saperne di più, chiedere informazioni, vi trovate anche nella parte dei dintorni di Frosinone, oppure se volete partire da Roma per prendere un appuntamento e andare dal fisioterapista Giovanni Gagliardi, la clinica, ripeto, si chiama Studio Fisioterapico Fisio Global, lo trovate anche su Facebook se intanto volete mettere like, Studio Fisioterapico Fisio Global. C'è un contatto che potete segnarvi, accostate se state guidando ovviamente, il 345-85-82-897. Lo ripeto, 345 85 82 897, o potete andare direttamente in via Casilina Sud 22 a Pofi, in provincia di Frosinone. Mi sono dimenticata qualcosa? No. Abbiamo detto tutto? Sembra. Andiamo a correre? Sì. Però quando cominci? Devo fare stretching, che poi mi dimentico, sono dopo, quindi non posso cominciare a correre, che se dopo non faccio stretching dopo due ore è un macello qua. Grazie a Giovanni Gagliardi. Grazie per essere voi. Stato con noi, per i preziosi consigli.